C'è stata una netta frattura nella società, nella nostra cultura rispetto all'essere in un corpo. Quindi il mio compito principalmente oggi, non al di là dello spettacolo, comprendendo anche lo spettacolo, è quello di agire in una maniera molto minima, potrei dire seme per seme, e quindi incontrando non solo i professionisti, ma cercando appunto di incontrare continuamente con pratiche, con progetti, anche persone dall'infanzia all'anzianità, e quindi cercare proprio di un coinvolgimento, no? Con il primo, mi piacerebbe dire con il primo e con l'ultimo passo. C'è uno spirito, cioè, comune che lega, no? Le energie alla costruzione di un corpo. La tecnica non è un qualcosa che deve irrigidire il pensiero, anzi deve, lo sforzo è quello di trovare tutte le volte nella tecnica l'apertura possibile, come legare il corpo anche ad un'etica, ad un'estetica. Sicuramente, però, a me piace pensare tutte le volte al corpo come una forma di, allo stesso tempo, di funambolo, di equilibrista. Si deve basare sugli elementi infinitesimali, la piccola muscolatura, la nervatura, la fragilità degli interstizi, come si direbbe, nelle pieghe e le soglie del corpo. Il riferimento al marginale ormai è scomparso. Tutto deve portare ad una, più che ad un'unione, perché ora si parla di unione, che è estremamente sbagliato parlare di unione, quella non è unione, è un patchwork di cose messe insieme per renderle esclusivamente produttive, quindi è antidemocratico il processo. È un po' come dire io cammino per strada esclusivamente per acquistare. No, io voglio camminare per strada esclusivamente per camminare, non per acquistare. Però se non acquisto sono considerato un individuo sospetto. Quanto basta poco per entrare, immergersi e cadere veramente dentro il corpo. È un po' come veramente basta, che ne so, per un attimo andare in un luogo così nuovo a noi, dove non c'è niente, e starci 2 giorni e subito ci abituiamo a dei ritmi totalmente diversi. Dopo 3 giorni si dorme con il tramonto e ci si alza con l'alba, non c'è bisogno di grandi, no? Però è chiaro che lo dico in una maniera molto superficiale, molto semplice, però bisogna avere questa forte speranza nelle possibilità dell'uomo di avvicinarsi a delle forme di ascolto così sottili. Non sono complesse, quelle sì che sono naturali, e quindi riportare questa dimensione, questa adiacenza a questa dimensione indicibile, questa capacità dell'uomo ancora di guardare oltre